Ciccio Rub è l'inimmaginabile che diventa reale. Le catastrofi che vediamo nei cinema sono tutte troppo modeste, tutte troppo caute. Facciamo un elenco freddo dei dati, dei ritrovamenti e dei calcoli e qualsiasi immagine vi sorga in mente non sarà abbastanza forte, enorme e eccessiva. 10 o forse anche 20 km di roccia che crollano a 20 km al secondo su un mare poco profondo in quello che ora è il Messico. 100 milioni di megaton che tagliano come un coltello il Mesozoico dal Cenozoico. Una sfera di fuoco che carbonizza tutto quello che incontra per centinaia di chilometri, fino a Cuba e alla Florida. Il fondale marino, istantaneamente scavato per decine di chilometri, e altrettanti chilometri di roccia scaraventati nello spazio, fino a ricadere in Canada. Un intero emisfero terrestre devastato dai maremoti, ondate alte letteralmente come montagne. Muri di chilometri di acqua rabbiosa che si propagano negli oceani, sventrando tutto quello che incontrano. Intorno a Chicxulub, fino al sud degli Stati Uniti, gli strati geologici mostrano tutti i segni pietrificati del giorno più lungo della Terra. Ci sono ovunque, in corrispondenza degli strati che dividono le due epoche geologiche, minuscoli cristalli di quarzo con i segni di uno shock meccanico inaudito, qualcosa che solo un impatto o un'esplosione nucleare possono causare. Ci sono le tektiti, gocce della pioggia di roccia fusa schizzata oltre l'atmosfera e poi ricaduta sulla Terra. Ci sono i resti pietrificati, come in una Pompei planetaria. Nella località Arroyo de Mimbral, in Messico, la roccia conserva fossili impossibili, resti di foreste maciullate e trascinate sul fondo di un mare profondo, memoria di uno tsunami alto centinaia di metri, che strappò alberi fino a 100 km all'interno dei continenti. A El Peñón, sempre in Messico, c'è una roccia che era un banco di sabbia a centinaia di metri di profondità, che venne scosso alle onde come se fosse stato accanto alla spiaggia. Coloro che perirono quel giorno furono le creature più fortunate. Alle altre sarebbero toccati gli anni di inverno senza fine, col sole oscurato dalle polveri, dal fumo di incendi grandi come continenti, dall'aerosol di zolfo che soffocava l'atmosfera. Avrebbero affrontato piogge impregnate di acido solforico e nitrico, insopportabilmente acide, che resero gli oceani corrosivi per miriadi di conchiglie animali. E quando il cielo rischiarò e la morsa del gelo si abbassò, il clima rimbalzò come una palla lanciata contro un muro. Al gelo subentrarono secoli di riscaldamento globale, indotti dalla nitride carbonica rilasciata dall'impatto e dagli incendi. In effetti, l'asteroide di Chicxulub non avrebbe potuto colpire luogo peggiore. Fu il sottosuolo scavato dall'asteroide, rocce inusitatamente pregne di carbonio e zolfo, a esasperare gli effetti climatici dell'impatto rendendolo capace di chiudere un'era. Se l'asteroide avesse colpito altrove, questione di una o due ore di differenza, tuffandosi nell'oceano, probabilmente avrebbe causato seri danni all'ecosistema, ma non un'estinzione altrettanto profonda. Le parole che avete appena ascoltato sono un estratto dal libro di Massimo Sandal, La malinconia del mammut, un libro estremamente interessante di cui tra l'altro vi lascio una piccola recensione che avevo scritto in descrizione e il link per acquistarlo, che parla dell'argomento delle estinzioni di massa e delle de-estinzioni dal punto di vista biologico e paleontologico. Questo chiaramente non sarà l'argomento di oggi perché non mi compete parlare delle estinzioni da questo punto di vista. Tuttavia parleremo di un argomento che le riguarda molto da vicino. Come abbiamo fatto a scoprire che sia stato proprio un asteroide a causare l'estinzione della maggior parte dei dinosauri? Prima di continuare vi invito a iscrivervi al mio canale, trovate qui sotto il pulsante di iscrizione e a fianco la campanellina con cui ricevete una notifica ogni volta che pubblico un nuovo contenuto. La cosiddetta estinzione dei dinosauri fu in realtà un evento così catastrofico che portò all'estinzione di oltre il 75% delle specie sulla Terra, un evento così importante da determinare il passaggio da un'era geologica a un'altra, dal Cretaceo al Paleogene. Nel 1980 Luis e Walter Alvarez pubblicarono un paper, un articolo scientifico, in cui ipotizzarono che l'estinzione dei dinosauri avvenuta 66 milioni di anni fa era avvenuta proprio a causa dell'impatto di un asteroide. Questi avevano scoperto, studiando tra l'altro delle rocce che si trovano nell'Appennino Umbro, che erano presenti degli strati di argilla scura corrispondenti proprio a 66 milioni di anni fa, che erano molto ricchi in iridio.
L'iridio è un elemento chimico che è molto frequente all'interno dei nuclei dei pianeti, perché si trova legato al ferro all'interno del nucleo, uno degli elementi pesanti che al momento della formazione del pianeta si è andato a depositare verso il centro del pianeta. Tuttavia è molto raro trovarlo sulla superficie terrestre. Si può trovare, ma in piccole percentuali, a causa della deposizione della polvere cosmica, quella polvere che è avanzata, se vogliamo, dalla formazione del sistema solare e che di tanto in tanto si può depositare sulla superficie terrestre. Tuttavia, nell'argilla analizzata dagli Alvarez era presente una quantità di iridio estremamente elevata, da 20 a 160 volte di più di quella che ci si aspetta a causa della polvere cosmica. E siccome lo strato di argilla è molto sottile e quindi si è depositato in breve tempo, l'unica possibile spiegazione per questa grande quantità di iridio è che sia stato portato da una fonte esterna in breve tempo, quindi da un impatto planetario. Per confermare l'ipotesi di Alvarez era però necessario anche trovare il cratere che era stato generato da questo impatto. In realtà questo cratere già si conosceva, ma non era ancora stato accettato dalla comunità scientifica. Infatti inizialmente ancora non si credeva che gli impatti planetari potessero essere rilevanti dal punto di vista geologico e si ritenne che quel cratere fosse di origine vulcanica. La compagnia petrolifera messicana, la Petróleos Mexicanos, aveva infatti già dagli anni 50 scandagliato l'oceano di fronte alla costa messicana alla ricerca di pozzi petroliferi. Aveva utilizzato lo studio delle anomalie gravitazionali, che vuol dire che nel momento in cui le rocce sono modificate rispetto alla roccia media, se vogliamo terrestre, si misura una gravità diversa rispetto a quella che si avrebbe con le rocce normali. Quello che è successo è che scandagliando appunto la costa messicana si scoprì una grande struttura circolare di circa 200 km di diametro. Per capire però che questa ed altre strutture simili non sono causate da fenomeni vulcanici ma da impatti planetari, dovremo aspettare il ritorno delle missioni Apollo. Con le rocce lunari infatti riuscimmo a capire che tutti i crateri che vediamo sulla Luna non sono di origine vulcanica, ma sono di origine appunto meteorica, sono stati causati da impatti planetari. Tra l'altro questo è un bellissimo esempio di quanto studiare gli oggetti celesti al di fuori della Terra ci porti a scoprire qualcosa di più anche sul nostro pianeta. Nel 1991 uscì la prima pubblicazione scientifica a firma di tale Alan Hildebrand, che metteva nero su bianco che quel cratere, il cratere Chicxulub, era un cratere da impatto e non di origine vulcanica. Il cratere vero e proprio è sotterrato, quindi non si può vedere. Tuttavia ci sono una serie di indizi che lasciano capire, quasi senza ombra di dubbio, che quello sia appunto un cratere da impatto. Innanzitutto, nei dintorni del cratere sono presenti molte rocce vetrificate, che vuol dire che nel momento in cui è avvenuto l'impatto planetario e c'è stato appunto uno scambio di energia tra l'asteroide e le rocce della Terra, queste si sono vetrificate, ossia si sono riscaldate, fuse molto rapidamente e poi altrettanto rapidamente si sono raffreddate e risolidificate. Ma nel momento in cui il raffreddamento avviene in maniera molto rapida, non si può riformare un reticolo cristallino proprio dei minerali e si formano dei vetri, appunto, che sono dei solidi amorfi, che non hanno un reticolo ben definito. Poi sono presenti i tectiti, che sono le rocce che schizzano via durante l'impatto e che si risolidificano con una forma a goccia, se vogliamo, a causa appunto della dinamica appunto della caduta della roccia sulla Terra. Un'altra cosa fichissima è la presenza di numerosi cenotes sul bordo del cratere. I cenotes, sicuramente l'avrete visti almeno in fotografia, sono dei pozzi quasi circolari di roccia crollata che lascia scoperta, se vogliamo, la falda acquifera sottostante. E si pensa che a causa dell'impatto la roccia sia stata indebolita dall'energia lasciata dall'impatto e quindi abbia facilitato il crollo di questi pozzi. L'asteroide del Chicxulub doveva avere tra i 10 e gli 80 km di diametro, una dimensione sufficiente per generare dei danni a livello globale. Se l'asteroide avesse colpito da un'altra parte del pianeta, infatti forse non avrebbe creato tutti questi danni. Ma andiamo per gradi. Innanzitutto, quando c'è stato l'impatto ci deve essere stato un enorme terremoto, probabilmente di magnitudo oltre 10. E inoltre ci deve essere stato un mega tsunami, uno tsunami con onde anche centinaia di metri che è arrivato fino alle coste della Florida e del Texas. Inoltre dei recenti modelli hanno previsto che questo asteroide probabilmente è arrivato con un angolo di inclinazione rispetto alla superficie terrestre tra i 45 e i 60 gradi, che è proprio l'angolo peggiore per fare più danni possibili estraendo materiale dalla roccia sotterranea. Le rocce presenti nel Golfo del Messico sono ricchissime di zolfo e di carbonio, cosa che ha incrementato notevolmente l'effetto serra nei secoli a venire. Poi ci deve essere stata una enorme nube di polveri e gas che ha coperto tutto quanto il pianeta. In questo modo la radiazione solare faticava a arrivare alla superficie terrestre, la temperatura si è abbassata moltissimo e le piante non potevano fare la fotosintesi probabilmente per mesi e quindi molte piante sono morte a causa di questo fenomeno. Dopodiché, quando le polveri si sono depositate, i gas di cui abbiamo parlato hanno cominciato a svolgere il loro compito come gas serra e hanno alzato moltissimo la temperatura su tutto il pianeta.
Come se non bastasse, le rocce schizzate via dall'impatto sono ricadute sulla terra infuocandosi, e questo ha probabilmente causato degli incendi boschivi su scala globale che hanno incrementato ancora di più l'effetto serra, perché hanno prodotto ulteriore anidride carbonica. Chicxulub ci insegna che è fondamentale studiare il sistema solare. Intanto perché, come abbiamo visto, probabilmente senza lo studio delle rocce lunari non avremmo capito che quello era un cratere da impatto e non un cratere vulcanico. Inoltre che non dobbiamo trascurare il pericolo costituito dagli impatti planetari. Infatti, come abbiamo detto anche in un altro video, per quanto non sia un problema per cui non dobbiamo dormire la notte perché la statistica è dalla nostra parte, comunque prima o poi potrebbe succedere che ci sia un asteroide che sia veramente pericoloso, e a quel punto dovremmo essere ben preparati per poterlo fronteggiare nella maniera più utile, soprattutto nel momento in cui conosciamo quali possono essere gli effetti sul nostro ecosistema. E anche per oggi questo era tutto quello che volevo dirvi. Se questo video vi è piaciuto o non vi è piaciuto, potete farmelo sapere tramite un commento. Inoltre in descrizione, come al solito, trovate una serie di link per approfondire le questioni che ho trattato. E niente, questo era tutto, ciao e al prossimo video.